Benvenuti ragazzi nel nuovo video della TuttoTech. Per presentarvi il prodotto di oggi vi facciamo un esempio palese. Siete stufi di dover andare nella vostra serra di fiducia e spendere centinaia di euro per una stagione e poi le piante vi muoiono tutte, appassiscono, le dovete prendere, portare in discarica, buttarle, una rottura di scatole che non finisce più? Abbiamo noi il prodotto che fa per voi. Ma prima di tutto questo ragazzi vi ricordiamo di iscrivervi al canale, mi raccomando, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina, così almeno verrete informati sui prossimi video in uscita. E da questa giornata uggiosa con un po' di pioggia, video bagnato, video fortunato, vi lanciamo la nostra sigla! Il prodotto in questione, stiamo parlando di Marco? Flower Care, eccolo qui. Ve l'avevamo anche già fatto vedere nei consigli degli acquisti per Natale, per il periodo natalizio. Lo abbiamo preso anche noi, lo proveremo in diretta con voi e vediamo un attimino che cosa fa. Questo sensore che andrete ad inserire nel vaso, poi nello specifico vedremo meglio, ma in più vedremo anche l'applicazione che promette di tenere le vostre piante sempre in salute, dandovi consigli su come mantenerle in salute. Quindi spostiamoci sull'unboxing e poi andiamo a vedere tutto il resto. Via! Facciamo un unboxing proprio veloce perché alla fine dei conti è semplicemente la scatoletta che ci interessa. Allora, il package è veramente carino, dai. Hanno messo questo sistema di plastica che adesso vediamo di aprire. Col cazzo che lo apri. Allora, vi basterà premere con l'unghia da questa parte cercando di non spezzarvela. Opela! E questo. Mamma! Opela! E questo è il prodotto. Questo è il sensore, questa è la parte che andrà inserita all'interno della terra, qui sotto a questi due sensori che trasmetteranno poi tutte le informazioni direttamente all'applicazione. Veramente compatto, sottile, che naturalmente non è che debba essere un qualcosa di gigantesco. Ma adesso spostiamoci sull'applicazione, la scarichiamo e vediamo come funziona. Scaricate l'app Flower Care. Inserite le vostre credenziali con cui volete registrare. Questa è la schermata che vi comparirà. Nel frattempo, come potete vedere nel quadratino, dovete andare a togliere la linguetta che è presente vicino alla batteria. Quindi aprite lo sportellino, togliete la linguetta e lo richiudete. Clicchiamo sul tasto più in alto a destra, selezioniamo il primo simbolo, teniamo nell'arco di 10 cm il dispositivo Flower Care e vediamo che fa l'abbinamento. Connesso con successo. Ce lo troviamo all'interno della schermata principale adesso. Possiamo inserire quindi il nostro sensore nel terreno per tutta la lunghezza della parte nera. Ora dobbiamo andare ad associare la pianta. Quindi cliccando sul dispositivo ci si apre tutta una lista di piante. Possiamo fare la ricerca del nome della pianta, se lo sappiamo. In questo caso noi abbiamo il nome della pianta, altrimenti possiamo analizzare la foglia. Ecco, qui è un peccato che non sia stata implementata una funzione che facendo una foto vi riconosce automaticamente la pianta, per esempio. Però dopo vi diremo un'app con cui semplificare tutta questa procedura e avere il nome della pianta. Quindi in questo caso gli inseriamo il nome della pianta. Una volta trovata la vostra pianta basterà cliccarci sopra e premere il tasto fine. È comparsa la scritta un giorno sotto monitoraggio. Cliccando sul dispositivo ci si apre questa schermata. È stato necessario prima effettuare l'aggiornamento del firmware. Senza problemi, l'ha fatto in automatico, è stato necessario dare l'autorizzazione all'archiviazione per tutti i dati che appunto va ad immagazzinare. Da qui possiamo vedere la percentuale di umidità, che attualmente del terreno sempre parliamo naturalmente, che è del 19%, la fertilità che risulta bassa. Cliccando ci dà dei consigli, ci dice la fertilità è troppo bassa, per favore bagnami con fertilizzante liquido per raggiungere un livello di circa 350. Stessa cosa per l'illuminazione, risulta 1078 il valore, cliccando mettimi in un luogo più luminoso, almeno più di 3000. In questo momento Michele sta andando a spostare la pianta da sotto la copertura in piena luce, diciamo, naturalmente con questa giornata. Come potete vedere ha superato i 3000 di luminosità. Siamo a 3170. Certo, non è una giornata di sole, però
così almeno un altro parametro regolare. Poi ci dice la temperatura del terreno, che deve essere dai 6 ai 32 gradi, attualmente 19,7, quindi va bene. Quindi da qui possiamo andare a tenere sotto controllo la nostra pianta e capire le sue eventuali problematiche. Con il tasto in alto a destra dei tre pallini, andandolo a cliccare, abbiamo altri menu. Imposto pianta, qui ci farà vedere dei consigli su come poterci prendere cura della stessa, quindi sul terreno, che tipo di terreno, l'illuminazione, l'annaffiatura, il fertilizzante e la potatura. Possiamo fare anche vedi di più e ci dà tutta una serie, ecco l'anteprima della pianta e tutta una serie di consigli utili. Poi c'è imposto parametro, mettiamo che noi sappiamo esattamente che questa pianta non ha bisogno di un parametro come questo che lui ci indica, possiamo andarcelo a regolare e ad impostare in base alle nostre necessità. Possiamo cambiare la pianta, abbiamo il menu imposto hardware dove possiamo vedere eventuali aggiornamenti da dover effettuare. Rapporto crescita, da qui possiamo vedere tutti gli schemi riguardanti i quattro parametri di cui abbiamo parlato prima e tenerli monitorati nel tempo. Attualmente non esce nulla perché l'abbiamo appena impostato. Abbiamo l'interessante funzione del diario di pianta. Se siete proprio appassionati e ci tenete proprio tantissimo alla vostra pianta, qui potete tenere, diciamo, un diario dell'evoluzione della pianta facendo delle foto. Cliccando sul più possiamo andare ad aggiungere delle foto e mettere delle brevi note per ricordarci determinati momenti con la pianta. Questa è l'applicazione che vi andiamo a suggerire per l'identificazione della pianta e quindi poter avere la guida dedicata perfetta da parte del nostro dispositivo. Si chiama PlantNet ed è questo il simbolo. Con quest'app vi basterà andare a cliccare sul tasto centrale della macchina fotografica, selezionare fotocamera, puntare l'obiettivo sulla pianta da vicino, fare una foto, selezionare la spunta, cliccare su foglia. Clicchiamo su foglia naturalmente perché ci chiede cosa vogliamo identificare, se la foglia, il fiore, la corteccia, eccetera eccetera, e da qui ci fa vedere delle immagini di altre piante che sono state caricate nel database, ed infatti è un Eunonymus japonicus. Quindi ci dà i risultati trovati e in basso a destra troviamo anche la percentuale di accuratezza del risultato. In questo caso ci dà un 72%, ma da etichetta del venditore è la stessa, è Eunonymus japonicus. A questo punto, con questo nominativo, potete andare sull'app della Flower Care, inserire il nominativo e avere tutti i parametri corretti. Siamo tornati, ragazzi, avete visto come funziona il sensore, come si installa, non c'è nessun tipo di problema per l'installazione, quindi per noi va benissimo. L'unica pecca, dobbiamo dirlo d'onore del vero, è il riconoscimento della pianta. Ci aspettavamo un riconoscimento tramite una foto, come ha fatto l'altra applicazione. L'altra applicazione sicuramente va ad implementare, ad aiutare questa applicazione del sensore, perché così almeno vi dà un rilevamento della pianta e potrete inserire la pianta corretta da andare ad analizzare e tenere monitorata. Come consuetudine, ragazzi, trovate qui sotto il link in descrizione ad un prezzo di 24,99€, imballato e spedito direttamente dal nostro caro e amico fidato Amazon. Quindi adesso non vi rimane che comprarne un bel po' per metterli su tutte le vostre piante e averle finalmente tutte sotto controllo e non farle morire al termine della stagione. La cosa bella naturalmente è che potete acquistarne più di uno, nel senso che se avete 5 piante potete prendere 5 sensori e questi 5 sensori vi daranno la possibilità, come dicevo all'inizio del video, di non farle morire dopo una stagione e aver buttato via dei soldi inutilmente. Ricordatevi, e soprattutto secondo me farete felici le vostre mogli, perché ad un prezzo di 24,99€ avete risolto stagionalmente di tirar fuori magari 100 euro per delle piante che poi muoiono. Per questo video è tutto, ragazzi, ci vediamo al prossimo. Ciao!